Professore Antonio Belliccia, l'avrei catturato durante il congresso di Modena, undicesimo congresso, ortodonzia legge e medicina legale, ma mi è sfuggito perché è pieno di impegni. Quindi l'ho recuperato perché? Perché ha coordinato una tavola rotonda in cui si parla di etica dal professionista alle aziende, per quanto riguarda gli allineatori trasparenti, e diciamo che la sua presenza non è stata solo quella di così di coordinare cosa dice l'uno, cosa dice l'altro, ma ha dato un contributo notevolissimo in quanto esperto, super esperto di management, di marketing, conoscitore profondo del mondo sanitario e in particolare del mondo odontoiatrico. Ortodontico anche, compresa la SIDO, con cui i rapporti mi sembra che siano sempre ottimali. Allora, professore, la domanda nasce spontanea. Non trova che in questo congresso, per la prima volta, si sia dato spazio a una comunicazione, perlomeno iniziale, in senso ufficiale, una comunicazione tra libera professione odontoiatrica e ortodontica in particolare e mondo aziendale che mira in ogni caso al profitto. Quindi c'è una venatura un po' cattivella nella mia domanda. Che cosa ne pensa? Bene, io penso, dottoressa, che intanto anche la professione punti al profitto e la mia è una risposta abbastanza cattivella. In realtà credo che non ci sia nulla di male nel puntare al profitto, che anche puntare al profitto sia un valore etico, è il normale e corretto compenso, la remunerazione alle soluzioni che un professionista eroga per la propria attività professionale correttamente svolta. Il punto è quando si fa overtreatment o quando si vendono prodotti che non sono allineati con questo tipo di esigenza, o meglio, quando si fanno promesse o quando si costruiscono o si svolgono attività che potrebbero magari non essere coerenti con i valori di una professione o comunque dell'erogazione di una serie di prodotti che sono collegati ad una professione che è quella medico-sanitaria, dove è fondamentale che tutta la catena e tutta la filiera mettano sempre al centro i pazienti, che sono i veri fruitori, i veri utilizzatori, i veri beneficiari di tutto il lavoro che tutti noi in qualche modo stiamo facendo, perché anche la comunicazione, così come la qualità dell'organizzazione, incide in una qualità della prestazione professionale al massimo livello possibile e sostenibile. Professore, il mondo ortodontico italiano si è messo un po' in allarme perché? Perché il sistema degli allineatori trasparenti, tutti, di tutte le aziende, è un sistema che viene venduto, tra virgolette, come qualcosa di facile, quindi rischia di andare in mano a chi non ha sufficienti competenze in ortodonzia. Lei in questo vede un rischio o comunque un'opportunità sia per i professionisti che lo possono utilizzare senza essere specialisti e un'opportunità per l'azienda per aumentare i profitti? Punto interrogativo. Allora, io credo che è una opinione personale, ma condivisa da una maggioranza di professionisti, di esperti, che è quella, ma anche di persone che hanno una minima logica nelle cose. Ma io credo che qualsiasi oggetto messo in mano, qualsiasi metodica, qualsiasi strumento messo in mano a chi è inesperto, ovviamente è un rischio, produce rischi. Quindi io credo che sia pleonastico, ma che sia fondamentale allo stesso tempo dire che un allineatore, che comunque è fa parte di un trattamento comunque costruito su misura, che prevede una diagnosi, una centralità del ruolo del medico, dell'odontoiatra, sia fondamentale.
Questo è importante. Che l'allineatore semplifichi, come semplifichi la digitalizzazione, che l'allineatore semplifichi le visite del paziente in studio, che semplifichi alcune procedure. Nel momento in cui la premessa è importante, cioè ci sia qualcuno che ha elaborato una diagnosi, un piano di trattamento, che questo professionista sia confidente, in grado di assumersi questa responsabilità e quindi formato dal mondo universitario, che avendolo laureato in odontoiatria gli ha dato sicuramente i concetti dell'ortodonzia, da un mondo diciamo anche un pochino tecnico che può avergli fornito delle consulenze, dei pareri, delle integrazioni alle proprie conoscenze che sono fondamentali, e anche da un mondo diciamo accademico specialistico che ha potuto permettere ad alcuni di loro di approfondire, di specializzarsi in qualcosa che magari altri invece hanno deciso di trattare in modo meno, così diciamo, di spingersi meno avanti nelle soluzioni terapeutiche. Quindi io credo che soprattutto con la digitalizzazione ci sia un cambio di passo importante che questo congresso ha correttamente segnato, cioè ha cominciato a fissare un pochino, come dire, un percorso e anche a focalizzare, magari anche sul grado di difficoltà, ma allo stesso tempo nell'aprirsi a un mondo della digitalizzazione che prima non era così. Io, se vuole, le posso fare un'infinità di esempi anche in altre branche dove il progresso della tecnologia e gli algoritmi nei processi decisionali hanno modificato anche l'erogazione di alcune prestazioni che hanno ampliato la capacità da parte dei professionisti di poterne usufruire. Quindi possiamo vedere un futuro abbastanza roseo, secondo lei, Io anche in termini di aumento delle prestazioni e quindi del lavoro degli studi. Ma lo vedo sempre dal punto di vista etico, cioè io credo che il vero concorrente dell'ortodonzia, e qui non distingo, dico l'ortodonzia in generale, perché tutto il mondo e tutto il comparto che si occupa di ortodonzia, quindi io vedo che il vero concorrente dell'ortodonzia erano i beni voluttuari, le spese che le persone possono fare magari per scelte di tipo emotivo, ma non centrate sulla salute. Di ortodonzia ancora se ne parla poco. Molto spesso i pazienti non sanno chi è l'ortodontista, vanno negli studi dentistici e molto spesso magari la prima visita che viene effettuata dall'odontoiatra non sempre include anche un'analisi della funzionalità masticatoria sotto diciamo in termini, non so, relativamente a un ATM, a un affollamento anche piccolo dei denti. A volte ci sono pazienti che sono disposti anche a spendere qualcosa per qualcosa che magari non conoscono, ma che magari è nel loro interesse. Quindi io credo che questo ampliamento, laddove una maggiore consapevolezza da parte del mercato dell'odontoiatria, e in questo caso dei pazienti, esiste, esisterà sicuramente un aumento della domanda. Quindi quello Infatti anche che... Scusami, scusi dottoressa, c'è anche un ultimo punto per concludere che è importante, è che non vedo oggettivamente un mondo contro l'altro. Io vedo un mondo dell'odontoiatria che sviluppa l'ortodonzia e vedo tanto di più per tutti quelli che sono molto bravi e quindi si sono spinti molto più avanti perché avranno più cose da fare nel loro mondo più avanti, che nulla toglie che possono fare anche l'altro, e vedo però anche una importante regolamentazione per chi non deve spingersi troppo avanti, perché non ne ha quelle competenze che abbiamo detto prima, e quindi deve rimanere in un ambito per lui confidente. Qui rientriamo con l'eticità della prima domanda. Allora, mentre parlava, io ho pensato che si stava scivolando nel marketing, nel senso che i pazienti non sanno, no? Quindi se noi non facciamo conoscere,
le possibilità, le opportunità, compresi i trattamenti con allineatori, soprattutto negli adulti, la gente non lo sa e quindi parliamo di marketing. Per concludere, era da tanto tempo che volevo fare questa domanda al professor Pelliccia. Lei non trova che sia arrivato il momento di sdoganare questo termine mediato dalla lingua anglosassone, marketing, sdoganarlo sia a livello di corsi nell'ambito del corso di studi in odontoiatria, ma anche di sdoganarlo nel senso di dare un valore diverso, non così squisitamente commerciale, quindi con un'accezione negativa. Una risposta un po' secca, chiedo. Sì, allora la mia risposta è che io sono molto preoccupato perché il marketing è come un allineatore. Messo nelle mani sbagliate può promettere qualche cosa che non si realizzerà mai. Messo nelle mani giuste può essere un risultato estremamente interessante. Ora, siccome di marketing, molti pensano che marketing sia la pubblicità, altri pensano che sia il prezzo, altri pensano che sia la parte commerciale. Di marketing sanitario non è una novità, se ne è sempre parlato e può avere un altissimo valore etico. Noi possiamo fare tante cose sotto questo profilo. L'importante è che diamo il giusto significato. Marketing vuol dire rendere apprezzabile al mercato, cioè farsi preferire. Allora, se io mi devo far preferire rispetto a una spesa che magari non è centrata sulla salute, quando magari la salute non passa mai di moda, e chi vuole capire capisce. Allora io sto facendo un marketing etico, sto comunicando, sto dando informazione sanitaria. Ora, se lo vogliamo fare utilizzando una comunicazione più accattivante e quindi meno formale del foglio scritto, burocratico, che nessuno legge, lo vogliamo rendere più attrattivo, più preferibile, mi trova assolutamente favorevole. Ma non dobbiamo confondere il contenitore dal contenuto. Il contenuto deve essere sempre etico, valoriale, mettendo al centro il paziente e la difesa della professione odontoiatrica, in questo caso, che altrimenti si troverebbe essere mercificata e quindi per questo avvitarsi su se stessa, perdendo solo la leadership e il posizionamento. Quindi possiamo concludere con la prima parola del titolo della tavola rotonda, che era proprio l'etica, e concludiamo con l'etica auspicando che l'etica riguardi sia i liberi professionisti e sia le aziende. E con questo io la ringrazio Grazie. infinitamente. Grazie Buon davvero. lavoro. Grazie, altrettanto, arrivederci.